Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Doki Doki Literature Club Plus in italiano. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati la scorsa puntata con una bella poesia, una bella lettera di ringraziamento direttamente dal creatore del gioco e wow, è veramente stato molto bello. Non tutto il finale in sé, ma le singole parti sono state veramente da brivido. Se penso a Sayori che ci ha ringraziato, a Den che ci ha ringraziato, comunque la musica finale, tutti questi elementi hanno creato un piccolo quadro che è stato veramente magnifico. Ma ci sono, scusami Lavagna, ecco qua, dei dettagli che ho scritto qua sul foglio che devo fare in questa seconda run. Prima di tutto, però, abbiamo un messaggio nella posta che ci arriva da Ive Lester. Buon weekend 2019. Sarò assente per il resto della settimana. Contattate Ravi se avete bisogno di pianificare l'uso del server, ma credo che i miei task proseguiranno per un paio di giorni, visto che questa settimana abbiamo raccolto molti dati. Che ne dite di organizzare un incontro per discutere i risultati quando torno? Allora, a noi gioco. Punto numero uno della lista. Cancellare Monica subito. Un punto che non abbiamo fatto la prima volta. Oh, giusto. Prima di tutto dobbiamo resettare il gioco. Vuoi resettare questa macchina virtuale? Doki Doki Literature Club, tutte le entità e gli ambienti e i dati modificati torneranno allo stato originario. Bello. Bello, mi piace il fatto che c'è anche il tasto reset. Sto suono però è veramente quasi fastidioso, ma è realistico. Chissà se succede qualcosa in queste scene. Oh, ma è veramente molto lunga la cosa, cioè, a meno che questa non sia la prima volta che lo fai e quindi fanno vedere che c'è tutto inizializzazione, connessione, blocco, reset completato. Magari dalle prossime volte è un tasto, tac, resettato tutto. Però quanto ci sta mettendo? Bloccata, avvio ripristino, ripristino database. Chissà se c'è qualche dato reale che conosciamo. Chissà se qualche programmatore o simili. Non sono sicuro, non sono sicuro, ma io nel codice, fra tutti i numeri e le lettere, mi sembra di vedere Monica, mi sembra di vedere la sua faccia. Magari solo la mia immaginazione, ma anche un po' da computer si vede, da schermo si vede diversamente. Oh, finalmente, ci ha messo un sacco di tempo, È tornato tutta la normalità. Niente dati di salvataggio, usciamo e vediamo se i file ora ci sono tutti. Eccoli qua. Ok, i miei dati sono ancora lì, per fortuna. Per quanto mi dispiaccia. Ciao Monica. Cos'è questa? Oh no, no! Non è possibile! Non può essere tutto qui! Cos'è questo? Cosa sono io? Fatelo smettere! Fatelo smettere, vi prego! Ops, qualcosa si è rotto e abbiamo sbloccato un'immagine. Eccola qua. Elimina il file del personaggio di Monica prima di iniziare una nuova partita. Che carina che è. Oh, aspetta! Elimina Monica per la. Ma che cattiveria! Bella però, dai! Che bella! La metto come. Che belline che sono tutte e quattro! Stanno facendo una zoomata. Il gioco è già finito. Già. Sapete che se aspettiamo qui succede qualcosa? Alexa, metti un timer di 10 minuti. 10 minuti a partire da ora. Eccolo! Now everyone can be happy. Ora tutti possono essere felici. Non sembrerebbe. Più che altro è strano che è in inglese. Mi chiedo se sia lasciato così apposta o chi ha fatto la traduzione nell'italiano non sapeva di questo. In ogni caso, come faccio a uscire? Ci tocca di nuovo resettare. Perché non c'è neanche un file! Si sono eliminati tutti! Oh, devo rifare di nuovo sta cosa. Ok, punto numero uno. Ci
Fatto. Punto numero 2 della lista. Una poesia al giorno per tutte quante. Punto numero 3 della lista. Scegliere Monica e Sayori da aiutare per il festival. Punto numero 4 della lista. Scegliere Yuri nel secondo atto invece che Natsuki. Punto numero 5. Quando arriviamo al finale, invece che far parlare Monica, la eliminiamo subito. E con questo avremo completato per la seconda volta il gioco. Buttiamoci. Ok, gioco. Siamo io e te ora. Aumentiamo la velocità al massimo. No, ti prego. Non dirmi perché ho resettato il gioco e i testi non ci sono. Cioè, devo andare avanti veloce veramente così? Vabbè, ho il turbo. Quale momento migliore se non per usare il turbo del joystick? Ok. Prima poesia. Mi sa che ha vinto Sayori. Oh, ci sono i salta. Perché prima non c'erano? Perché mi fai questo gioco a caso? Oh. Ecco qua, una bella foto a Sayori. Bel primo piano delle sue tette. Litigio fra Yuri e Natsuki. Chiediamo aiuto a Sayori. Proviamo a puntare a Yuri a questo giro. E agonia. Oh cacchio, Sayori. Spero di aver dato più punti a Yuri però. Ed eccoci seduti a leggere con Yuri. Oh, testi nuovi, perché le altre volte non abbiamo mai fatto uno per ciascuno. Ecco, anche lei infatti abbiamo testi nuovi. Lei invece no, niente testi nuovi. Guarda qua, un testo nuovo e lei dice qualcosa di carino. Perfetto, dovremmo averne dati abbastanza a Natsuki. Ok, dovremmo esserci. Testi nuovi? Sì, infatti. Finalmente. Sayori se n'è andata. È il momento di scegliere chi aiutare durante il festival. E ovviamente sceglierò Sayori, poverina. Proviamo ad aiutare Monica allora. E loro se la prendono perché ha meno da fare di tutte. Quindi ci tocca scegliere una delle due. Avrei preferito aiutare Sayori. Lo so. Scene di vita quotidiana insieme alla nostra waifu. E ricordiamo che il gioco dice che sono tutte maggiorenni. Abbracciamo Sayori perché se lo merita. Ed eccoci al giorno del festival. Bella la tua poesia. Scene sempre tristi da vedere, che eviterò di mettere perché magari mi demonetizzano. Fine. Già, questa è una delle fini, mio caro gioco. E una poesia per tutte ogni giorno. Fatto. Scegliere Monica e Sayori. Fatto. Usciamo dal gioco un attimo. Oh, della posta. Storie secondarie. E che non lo so. Grazie a tutti coloro che hanno lavorato duramente alla simulazione di controllo. Non riesco neppure a immaginare quanto possa essere stato noioso nascondere a Monica i suoi permessi di accesso elevati senza interrompere la nostra connessione alla MV. Quindi, scusami. Quindi sanno che Monica è cosciente? Giusto per chiarire, tutte le registrazioni etichettate come storie secondarie fanno parte della simulazione di controllo, giusto? Noto che alcuni dettagli, anche insignificanti, della vita dei personaggi quella, differiscono in parla della Monica nelle storie secondarie. Differiscono in parte da quelli della MV1. Fa parte dell'effetto farfalla di alcune modifiche più importanti di Monica o è il risultato del fatto che Monica giocherella con gli altri personaggi nella MV1 come sperimentato personaggio? O per divertirsi. Quindi, se ho fatto bene i conti, abbiamo qualcosa come 5 universi diversi in totale. Le storie secondarie sono 5 storie diverse, questo mi stai dicendo? 3 o 4 dei quali creati e poi distrutti da Monica naturalmente. Ah, è buffo perché continuo a speculare su quale sia l'universo reale, ma in realtà lo sono tutti. Reali come lo è il nostro, almeno. Cioè, le storie secondarie sono universi alternativi che Monica ha scritto in cui qualcosa è diverso? Questo mi stai dicendo? Ok. Abbiamo sbloccato delle nuove immagini. Una è questa qua per aver aiutato Sayori e Monica. Oh, che bello. Questa invece nell'atto 1 scrive una poesia diversa per tutti i personaggi. No, questa è la mia lettera, non puoi averla. Secondo atto. Dobbiamo scegliere Yuri invece che Natsuki. Cos'è? Non l'ho mai vista. Quel tipo lì di glitch. Aveva gli occhi terribili, erano orribili. È stato divertente. Secondo me succede se mandi avanti troppo tutto il gioco. È stato orribile. Hai sbloccato una nuova poesia. Vediamola. Non c'è niente di reale. Tra parentesi, questa immagine, se la photoshoppate e aumentiamo al massimo l'esposizione, c'è un testo segreto. Dobbiamo scegliere Yuri a questo giro. In teoria qua potremmo stare a leggere, ma alla fine i testi sono sempre quelli. Natsuki, cosa ci fai là sotto? Natsuki resta come inceppata.
Sì, è inceppata, poverina. Yuri mi incuriosisce e vorrei parlare con lei. È sparito il menù. Se fossi stata concentrata me ne sarei accorta, beh certo. Ma Yoki! Cosa sta cadendo l'occhio? Oh no, Yuri, ti stai perdendo. Voglio vedere dove finisce. Dove stai guardando? I miei occhi sono qua sotto. Yuri, dove va l'occhio? Fermalo. Ti giuro, adesso resto qua a vedere dove finisce quell'occhio. Ok, più di così non va avanti. Gli è ritornato normale. Ui, l'audio. È glitchata. Dai, stavo leggendo. Stavo solo, lo vedo io cosa stavi solo. Guardala qua come sorride. Da quando è successo quel glitch con gli occhi di Monica, guardarla negli occhi mi sembra strano, ti giuro. Mi sembrano fuori scala. Siete un po' troppo vicine, ragazze, per favore. Allontanatevi. Un po' di spazio personale. Monica, anche tu però, Seconda poesia. Dissapore. Cos'è stato? Sembrava la voce di una ragazza anime. Ui! No, ti prego, voglio leggerlo. Ehi, gente, voi avete visto Monica? Ah, io no. Anche io mi stavo chiedendo dove fosse. Accidenti. Yuri, mi pare di capire che nemmeno tu l'abbia vista, giusto? Yuri è evidentemente sorpresa dalla calma con cui Natsuki le parla. No, non l'ho vista. Cavolo, non è proprio da lei. Lo so che è una cosa stupida, ma non posso fare a meno di preoccuparmi un pochino. Cosa? Perché mi guardi così? Natsuki, a proposito di ieri, volevo scusarmi con te. Giuro che non ti ho detto tutte quelle cose seriamente. D'ora in poi farò del mio meglio per controllarmi. Perciò... Yuri, ma di che cavolo stai parlando? Hai fatto qualcosa ieri, E dai! Qualunque cosa ti stia passando, sono sicura che non era niente di grave. Non mi ricordo nemmeno cosa può essere successo di tanto brutto. Sei il tipo di persona che si preoccupa troppo per le piccolezze, sbaglio? Mibulus, Cycloc, Blastlight, Lifeline, Hanan, Rectipitaline, Fault, Lifeline, of Ten, Scramblorgia, Neigden, Catolicate. Catolicate. Ora possiamo iniziare. Troviamo un posto dove sederci. Ah, sono un po' insistente, vero? Scusami. Non so perché, ma ho come il batticuore. Oh. Anzi, è bello vederti così piena di energia. Giusto, ma... devo cercare di calmarmi, altrimenti non riuscirò a concentrarmi sulla letteratura. Fai con calma. Yuri fa un respiro profondo, poi prende una copia del suo libro dalla cartella. Ti giuro che nel momento in cui è successo quella roba lì con gli occhi, con Monica che erano giganti, e con Yuri che si è spostato, mi sembra tutto scentrato, ti giuro. Fa comunque male vederla tutta tagliuzzata, Vieni qua dentro con me, per favore. Un po' di spazio personale, Yuri, per favore. Sempre molto accattivante questa scena, Allora, in teoria Yuri adesso dovrebbe dirci qualcosa di diverso, ma nella pratica non credo. Quella che dovrebbe dirci qualcosa di diverso in teoria è Natsuki, perché non abbiamo scelto lei. Invece ci dice davvero qualcosa di nuovo. Stavo aspettando questo momento, vediamo cosa è scritto per oggi. Sono così felice, è davvero fantastico sentirsi apprezzata, Geko. Tutto ciò che scrivi è un tesoro per me, solo tenendola in mano mi scoppia il cuore. Puff. Voglio scrivere una poesia su questo sentimento. È una cosa brutta, Geko. Non sembro strana, vero? Fatico più del solito a nascondere le mie emozioni. Mi vergogno un po'. Ma adesso voglio solo che anche tu legga la mia poesia, ok? Hai sbloccato una nuova poesia, vuoi leggerla? Un sogno. Mi aggiravo di notte in un magazzino abbandonato. Cercavo disperatamente l'uscita, senza trovarla. Volevo solo andare a casa. A un certo punto trovavo un'enorme stanza vuota, il soffitto e le pareti invisibili nella fitta oscurità. Mi affrettavo a passi rapidi verso il lato opposto della stanza, o verso una parete, verso qualsiasi cosa. Di colpo non avevo più la terra sotto i piedi. Precipitavo in un buco a larghezza imprecisata. Cadevo per 5 secondi buoni, prima di precipitare nell'acqua calda. Dopo un po' di disorientamento, riemergo in superficie. L'aria era umida e i rumori del mio tuffo continuavano a riecheggiare intorno. Il buio era assoluto. Con una mano toccavo l'umida parete metallica del container. I miei polmoni iniziavano già a essere stanchi. Credo di non averla letta l'altra volta. Yuri, un po' di spazio, lo sai. Terza poesia. Ma no, c'era Monica sotto. Parola incomprensibile. Perfetto. Ma... ehi, chi ha spento la luce? Cazzo. Questo è stato un po' imprevisto.
Aspetta, com'è successo che... Scusa, ho appena avuto uno stranissimo déjà vu. Non è che è successo già prima d'ora, vero? Ultimamente ho la testa un po' confusa. Spero che non si noti troppo. Non vorrei che mi credessi stramba, proprio adesso che abbiamo iniziato a passare del tempo assieme. Cioè, tutti hanno un lato un po' insolito. Ma metterla nudo così presto dopo aver conosciuto... qualcuno di solito è considerato indecoroso e sgradevole. Questo almeno è la mia esperienza. Quando ero più giovane ero un po' più diretta, a volte anche troppo, e le persone non volevano starmi vicine. Perciò ho iniziato a odiare quella parte di me, la mia ossessione per certi hobby e il modo in cui non riesco a controllarmi quando mi prende l'entusiasmo. Allora, alla fine ho smesso di provare a parlare alle persone. Se non piacevo a nessuno per le cose che consideravo più importanti, tanto valeva chiudermi in me stessa. Ma ultimamente qualcosa non va. Non so cosa sia. Ogni volta che veniamo al club il mio cuore impazzisce, come se volesse uscirmi dal petto. Mi travolge un'energia ed emozioni che non riesco ad esprimere. Mi fa fare cose strane. Non so perché stia succedendo. Geco, è solo una mia impressione, o Monica si comporta in modo strano ultimamente. Da quando sono nel club è sempre stata una ragazza dolce, ma di recente mi sembra piuttosto dura. Wow! Non sono pazza, vero? Ti prego, dimmi che non sono pazza. Non potevo dire niente prima perché lei ascolta sempre tutto, ma finalmente siamo soli. Possiamo solo stare qui per un po'? Sì. Cazzo! Il cuore! Voglio restare qui, soltanto noi due. Possiamo restare qui finché il club non chiude. E poi avremo l'aula tutta per noi. Sta apparendo Monica piano piano. Nessuno ci disturberà mentre leggiamo. Ha aperto gli occhi mentre leggiamo. Nessuno mi farà venire voglia di piantargli un coltello in gola. Ah, era una battuta. Solo una battuta. Anche se mi piacciono i coltelli. Sembra strana, ma non puoi capire se non hai mai visto quanto può essere bello un coltello. Ho un'idea. Perché non vieni a casa mia uno di questi giorni? Posso mostrarti la mia collezione. Li ho comprati in diversi da diversi artigiani. Mi assicurerò di usarli tutti, a turno. Non voglio che si sentano soli. Nessuno si merita di stare da solo. Nessuno. Per questo sono felice che tu sia nel club letterario, Geco. Ora non dobbiamo più essere soli, perché ciascuno di noi ha l'altro, ogni giorno. Non ci serve altro. Sai cosa? Molliamo il club letterario. Non abbiamo più bisogno della parlantina viscida di Monica. Per non parlare di quell'altra patetica poppante. Possiamo tornare a casa ogni giorno dopo la scuola e leggere insieme, mangiare insieme, andare a letto assieme. Non ti sembra perfetto? È tutto quello che possiamo desiderare. Non è per questo che sei entrato nel club. È come se fossimo destinati a stare assieme. Era destino che ci incontrassimo. E ora avremo il lieto fine che abbiamo atteso con pazienza per anni. Vuoi farlo con me? Farlo con me cosa? Geco, vuoi? Lo so io cosa volevi, maniaca. Però sì, accetterei. E vai, liquidi corporei. Ti ho già chiesto un po' di spazio personale. Vediamo Natsuki che dice. In teoria, ecco appunto, in questo momento lei ha cambiato discorso perché abbiamo dato prima la poesia a Yuri. Di solito l'altra volta ha fatto prima Natsuki. Ecco, esatto, è di nuovo la poesia in cui chiede aiuto. Solo Monica. Esatto, è rimasta solo lei. Non dire che non ti avevo avvertito, Geco. Credo sia la poesia, quindi sì. Pensieri felici. Che brutte persone che siete. Yes, ho preso Yuri. Eppure il gioco è... Guarda come si para il culo. Nel momento in cui tu hai da selezionare una delle tre e selezioni una che non è Monica, il gioco comunque ti dà l'opzione di scegliere Monica. Ed ecco qua il nostro ultimo momento felice insieme a Yuri. Accetto la tua proposta, Yuri. E comunque è felice lei. Dovremmo tutti essere un po' come lei. Dovremmo prendere a cuore tutto quanto. Vabbè. A questo giro possiamo mandare avanti veloce. Giusto perché tanto siamo in questo pezzo e comunque dobbiamo aspettare. Voi non avete avuto idea di quanto è stato veramente noioso, perché, passatemi il termine, far passare questi tre giorni in cui lei è in questo stato e tu devi continuare a mandare avanti senza poter veramente saltare, perché sennò non sblocchi l'immagine nascosta. Poverina. Perfetto, quarto punto della lista fatto. Scegliere Yuri su Natsuki. Manca solo un punto, mia cara Monica. Oh, ma guarda,
Puoi sentirmi? Certo che posso sentirti. Tra poco però non ti sentirò più. Abbiamo sbloccato delle nuove immagini che sono ovviamente le poesie segrete. Eccola qua. Però aspetta, pensieri felici non c'è. Dov'è? Scusami, non viene considerata come poesia segreta quella? Addio Monica. L'abbiamo eliminata prima che potesse parlare. Oh, ma guarda. Cos'è successo? Geco, cosa mi è successo? Che mal... Mi fa malissimo. Aiutami, Geco. Non posso aiutarti. Effettivamente, eliminarla subito così è crudele. Sei stato tu. Mi hai cancellata. Cioè, non le abbiamo neanche fatto dire veramente neanche una singola volta i suoi sentimenti. E rieccoci qua. Senza... Che è successo? Ha fatto partita nuova da solo. Direi che la riunione è finita, eh? Già, parrebbe di sì. È bello vedere che sono andate tutte d'accordo. Non è vero. E credo che ti abbiano già preso in simpatia, Geco. Tu dici? Beh, tutti sembrano più disposti ad andare d'accordo quando ci sei tu, Sayori. Oh, Geco, non dire così, mi metti in imbarazzo. Beh, comunque, quando hai detto che stai fondando un club sono rimasto sorpreso, ma direi che ve la cavate benone. Diventerà davvero il migliore club della scuola. Ora che ci sei anche tu, ogni giorno sarà uno spasso. Ehi, Geco, ti ringrazio davvero tanto. Cioè, sono davvero contenta che tu sia entrato nel club. Ma in realtà ho sempre saputo che l'avresti fatto. In realtà c'è un'altra cosa. Grazie per averci liberati da Monica. Proprio così. So tutto quello che ha fatto. Eccolo qua l'altro finale. Forse perché ora sono io la presidentessa, ma so davvero tutto, Geco. So quanto ti sei sforzato per farci tutte felici e so quali sofferenze orribili Monica ha inferto a tutti noi. Ma ormai non importa più, ci siamo solo noi ora. E tu mi hai reso la ragazza più felice del mondo. Non vedo l'ora di passare tutte le giornate così, con te. Per l'eternità. No. Eh? Cosa succede? Non ti permetterò di fargli del male. Chi? Mi fa male. Ah! Mi dispiace, avevo torto. Sembra che qui non ci sia posto per la felicità. Addio Sayori, addio Geco. Ho i brividi, dannazione. Addio, club letterario. Ed è così che il club letterario fu cancellato. Ed eccole qua. Mancano tutte le immagini. E ovviamente qualcuno le sta eliminando. Guarda che non c'è neanche quella di Monica, che di solito quella immagine è sempre fissa. Ringraziamenti super speciali a Monica e Geco. Questo è l'ultimo addio al club letterario. La cosa triste è che è vero, perché con questo abbiamo completato tutto ciò che è il gioco originale. Ci mancano le storie secondarie. Finalmente ho capito, nel club in realtà non si può essere felici. Ha continuato fino alla fine a esporre delle menti innocenti a una realtà terrificante che il nostro mondo non è fatto per comprendere. Non posso permettere che le mie amiche abbiano la mia stessa mostruosa rivelazione. Aia. Voglio ringraziarti per il poco che è durato. Grazie per aver realizzato i miei sogni. Per l'amicizia che hai offerto a tutti i membri del club. Ma soprattutto, grazie per aver fatto parte del mio club letterario. Con eterno amore, Monica. I brividi. Errore fa il danneggiati. Già, grazie a te Monica, davvero. Ed ecco qua le immagini che abbiamo sbloccato per aver eliminato subito Monica. Ti dirò, questa angolazione non è male, anzi è molto carina. Tra parentesi, non gli hanno fatto la gonna là sotto. Siamo al 64% e con un'ora e mezzo di video abbiamo ricompletato tutto quanto Doki Doki. Quindi signori, grazie a tutti voi per aver fatto parte del mio club letterario. Noi ci vediamo la settimana prossima con tutte le storie secondarie. Grazie a tutti e alla prossima. Ciao!